Ma io ho accettato questo incarico mettendo come condizione quello di essere questo incarico a titolo gratuito e soprattutto di avere, diciamo, mano libera per poter scrivere o dire quello che penso. E io mi auguro che questo incarico possa servire a spiegare, a dire soprattutto alle polizie d'Europa, alle magistrature d'Europa, ma soprattutto ai governi d'Europa e non solo, perché l'OSCE è dire soprattutto quali sono i bisogni, cosa serve dal nostro, per, la no, per quella che è la nostra esperienza per contrastare le mafie e il terrorismo, cioè partire dal sistema giudiziario italiano in avanti. E l'OSCE non è solo Europa, l'OSCE è un'organizzazione, è un organismo composto da 54 paesi del mondo. E ora inizieremo a fare degli incontri a breve, nei primi giorni di luglio a Vienna e in altre parti d'Europa, ma quello che sarà il clou di questi incontri sarà a ottobre a Palermo, dove ci sarà una conferenza internazionale con 54 paesi del mondo, più i 7 paesi del Nord Africa, molto importanti anche sul piano dell'antiterrorismo, per cercare di trovare la sintesi di un punto di incontro su quelle che sono le nostre esigenze di sicurezza e coniugandole con quelle d'accoglienza.